Tra le professioni che in questo momento ci mettono in crisi ci sono appunto come sempre gli anestesisti, ci sono gli ortopedici che sono passati forse al primo posto perché ci sono pochissimi specializzandi in ortopedia, e poi la psichiatria e poi la pediatria, ma questo è un problema, diciamo, ovviamente che va risolto a livello centrale, diciamo, ci dovrebbe essere un po' più di coordinamento e di attenzione anche nel monitoraggio, cioè voglio dire, il Ministero della Salute e il Ministero della Pubblica Istruzione, in questo caso l'Università, avrebbero dovuto fare una riflessione forse anticipata rispetto al momento in cui ci troviamo adesso, che è davvero un momento pericoloso per assicurare la salute dei cittadini.